Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il consueto video in collaborazione con i piccoli canali Power riguardante gli acquisti naturali del mese. Come al solito saluto tutti i partecipanti del gruppo e nell'info box trovate i vari link dei loro canali, mi raccomando passate anche da loro. Allora, questo mese io ho tre prodotti per il beauty, un prodotto cibo, e poi tutto il resto è per quanto riguarda la casa. Allora, parto con il beauty. Sono tre prodotti che ho acquistato alla Lidl. Uno è una conferma e gli altri due invece sono una novità. Allora, la conferma è il detergente intimo rosmarino, timo e menta di pH Bio. È un prodotto che già ho utilizzato e che mi è piaciuto tantissimo. Certificato IAB e Vegan OK. Questi prodotti pH Bio si possono trovare anche all'Ecom e in qualche DM, da quello che ho capito, anche se nel mio DM in realtà non riesco a trovarli. Comunque è un prodotto buonissimo, costa poco e sono 250 ml, super consigliato. Gli altri due prodotti sono una novità, sono due prodotti della linea all'avena. Sono della linea appunto CN Nature, sono tutte e due certificati BIOS. Io ho e anche nickel tested. Io ho acquistato il bagno crema e il sapone liquido. Di questa linea c'era anche l'acqua micellare che mi sembra costava 1,99, molto carina, ma ne ho tante e non l'ho presa. Una crema mani e due creme viso, una da notte e una da giorno, tutte cose che non ho acquistato perché sono piena, mentre bagno doccia e sapone liquidi riesco anche a smaltirli con più facilità, quindi ho voluto prendere queste due referenze. Per quanto riguarda cose da mangiare, in questo caso da bere, sempre alla Lidl ho preso dell'Angelica, la tisana, quella a freddo, fresco benessere, zero calorie, questo qua è quella arancia, pepe e curcuma, digestiva e sgonfiante. Sono 15 più 3 filtri. Ancora non l'ho provata, però la profumazione è veramente molto molto buona e particolare. Credo che inizierò ad utilizzarle oggi. Queste tisane qua mi piacciono molto, sono tisane a freddo molto buone. Lo scorso anno ne ho provate di due tipi, adesso non ricordo però quali erano. Veramente buone, costano poco e ve le straconsiglio. Per quanto riguarda invece la casa, allora, sempre alla Lidl ho acquistato questi due prodotti che sono della W5 Bye Bye Odore, antiodore clip perla. Praticamente sono, ve ne faccio vedere una perché l'altra in realtà l'ho già messa in uso. Praticamente ha questo cosettino qua con dei sacchettini, delle perline da mettere dentro, e praticamente quel gancino va messo dentro ai bidoni dei rifiuti e toglie gli odori. Questi qua sono a base di componenti naturali. Allora, io lo metto qua appunto solo perché è base di componenti naturali, però non so effettivamente, lo aggiungo, però forse non è proprio così naturale. Comunque, contiene estratto di limetta, aghi di abete rosso, anice, chiodi di garofano e legno di cedro. Io ne ho prese due confezioni. La profumazione non si sente poi, non si sente una volta messo dentro appunto il cestino dei rifiuti. Io posso dire però una cosa, che in casa fumo pochissimo, ma ogni tanto fumo, e le sigarette non ho un po' cenere, ma poi le bagno e le getto nell'immondizia, nell'indifferenziata. Inoltre con la gatta ogni tanto la lettiera va svuotata. È vero che metto poi in sacchettini chiusi e bla bla bla, però non fa proprio un buonissimo odore la mia pattumiera. Io ho messo questo e già dopo 10 minuti gli odori sono spariti, quindi veramente veramente fantastico. Costa 3,99, ogni sacchettino con le perle dura 30 giorni e in ogni confezione ci sono due sacchettini. Sono veramente molto contenta di averle prese. Se le trovate e avete anche voi questi problemi di odori, ve li straconsiglio perché funzionano un casino. Un acquisto ottimo, mi piace un sacco. Spero poi in futuro di ritrovare almeno le ricariche da mettere in questi aggeggini di plastica, veramente molto molto validi. Poi ho preso da Iperzoap questo qua, che è il sapone per la lavatrice.
delicati, colorati e bianchi, 22 lavaggi anche a mano, ottimo per i capi dei bebè, vegan ok, dermatologicamente testato, certificato Eco Clean Bios, è del marchio Econat, ecologico e naturale, 100% vegetale, altamente biodegradabile, pH neutro. Mi è piaciuta la confezione, non costava tanto, ho voluto prenderlo. Ero rimasta praticamente senza saponi per i panni, me ne è rimasto così e poi sono senza, quindi ho voluto prendere questo qua. La profumazione è anche molto molto buona, non lo so, sono stata attirata sia dal prezzo che dal pack, ho voluto prenderlo, fatemi sapere se lo avete provato. E per la prima volta abbiamo un detersivo con una misura normale, cioè 1000 ml. Perfetto, mi piace. Per quanto riguarda invece il DM, ho preso un altro detersivo per i panni, di Chantecler Vert, mi sono trovata molto molto bene con il detersivo per i piatti di questa linea. Questo qua è un eco detergente per la lavatrice, fresco profumo di eucalipto, efficace a basse temperature, 24 lavaggi, ipoallergenico, testato a metalli, è un eco ricarica con il 68% di plastica in meno, 100% attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili. Questo qua è come al solito, è 1224 ml. Ecco, si ritorna alle misure assurde dei detersivi. Ormai mi sono fissata con questa roba, non so perché, con queste misure stupidissime. Annusiamo anche questo. Buono, ma mi piace più l'altro, devo essere sincera. Comunque proverò e vi farò sapere come sono. Poi ho voluto prendere, perché il mio sta per finire, il multiuso Winnis Natural senza risciacquo. Io con questo qua mi trovo benissimo, spolvero qualsiasi cosa, qualsiasi mobile, qualsiasi superficie, non dà fastidio né a me né alla gatta, ha un odore buono, delicato, non sciupa i mobili, quindi ottimo, me ne è rimasto tipo così e quindi ho voluto prenderne un altro. Ed infine, ultima cosa, del marchio Evelyn, quindi marchio interno del DM, ho voluto prendere queste veline che sono di carta riciclata, sia la confezione sia proprio le veline. Io ne ho già uno che sto utilizzando e mi sembra che sia la seconda confezione, quindi questa è la terza. Mi trovo molto bene perché, a parte essere riciclati, di carta riciclata, mi trovo bene perché appunto le veline non sono fini, non graffiano, sono abbastanza però resistenti e corpose, sono morbide sul naso e quindi fanno benissimo il loro lavoro. In più le scatoline sono carine e quindi niente, ho voluto riacquistarlo, e costano mi sembra 90 centesimi, una roba del genere, per non so quante veline sono, però io vedo che mi durano un sacco, 60 veline, quindi non sono neanche poche. Se capitate al DM prendetele, perché appunto vengono poco, sono belline esteticamente e la carta è riciclata. Bene, quindi questi sono stati gli acquisti che ho fatto nell'ultimo mese per quanto riguarda i prodotti naturali. Per quanto riguarda quelli non naturali, vi lascio casomai giù nell'info box e tra le schede vari video con haul di Lidl, DM, eccetera. Io saluto tutti i partecipanti del gruppo Piccoli Canali Power, mi raccomando passate anche da loro se ancora non li conoscete. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale, perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ciao!